e ci portiamo in Austria, dove praticamente Salvatore Commesso ha conquistato il titolo europeo quando era dilettante. Un altro servizio, tutto da vedere in questa carrellata di servizi storici che vi vogliamo offrire questa settimana. Italia in Milano, Team hierher gebracht und schon einen Medaillenplatz mit Malberg. Aldo Zanetti, Alessandro Spezialetti, Elis Rastelli, Rinaldo Nocentini, Salvatore Commesso, Maurizio Caravaggio, Paolo Bossoni, Ivan Basso, sono gli otto azzurri che in questo momento stanno per partire per dar vita a questa edizione del campionato europeo Under 23. Mancano 3 minuti alla partenza di questa grande manifestazione che oggi si corre in terra austriaca. Speriamo naturalmente che i colori azzurri volino più in alto di tutti. Villach, ridente cittadina della Carinzia, ha ospitato i 180 migliori under 23 d'Europa, una partecipazione qualificata per la terza edizione dei campionati continentali, nati infatti dopo la rivoluzione delle categorie voluta dal padre padrone della USAI, l'olandese Verbruggen. Ora le gare sono divise in Open Elite e Under 23, quest'ultimi chiamati in francese Espoir, speranze. E in quanto alle speranze, i corridori azzurri si sono sempre dimostrati di essere di primo piano. Non dimentichiamo che ai mondiali luganesi ben 4 corridori italiani si sono classificati ai primi 4 posti con la vittoria del napoletano Giuliano Figueras. Ma torniamo all'Europa, dove nelle 2 precedenti edizioni gli azzurri sono stati protagonisti. Nel 95 fu il ligure Mirko Celestino a conquistare il titolo, mentre nel 96 medaglia d'argento per il bresciano Contrini. Nell'elenco degli azzurri partecipanti alla prova odierna avete senz'altro notato la presenza di Spezialetti, già professionista nella Batik del Monte. Sì, perché giusto per chiarire le idee ai meno informati, da 3 anni quello che conta è l'età fino ai 23 anni, si corre tra le speranze, poi tra gli elite in Formula Open. In pratica, ai mondiali di San Sebastiano, in programma il prossimo 12 ottobre, con gli azzurri professionisti potrebbero partecipare anche dei corridori definiti dilettanti, ma che abbiano già superato i 23 anni. Per gli Under 23 invece la rassegna europea è un'ulteriore prova delle qualità espresse da ogni paese in vista della prova iridata che per loro verrà organizzata l'11 ottobre sempre sul circuito di San Sebastiano. Sull'asfalto della Carinzia molte le scritte inneggianti ai propri beniamini, si distinguono in modo particolare quelle per Ivan Basso. Siamo in mezzo ad un gruppo di rumorosissimi italiani qui per inneggiare a Ivan Basso, da quello che vediamo. Come al solito noi siamo qui per seguire le imprese del nostro Ivan Basso, che ci ha anche abituati bene in questi anni in fatto di gare. Per cui dopo la trasferta nella quale arrivò secondo a San Marino speriamo di vedere Ivan perlomeno fare una gara maiuscola. Dopo il risultato quello che viene viene, l'importante è che lui faccia il suo dovere, che è quello di dare sempre il massimo. Nel frattempo avete dipinto tutta la strada con inni a questo vostro pupillo. Beniamino, pupillo. Certamente, cioè, era il minimo che potevamo fare, del resto il ragazzo merita e quando c'è una gara importante il suo club si fa vedere, noi ci siamo. Tutto un paese mobilitato, Basso, sorella di Ivan, che sensazione dà una cosa di questo tipo? Ma secondo me Ivan è il miglior corridore che ci sia e gli voglio un casino di bene, spero che oggi vinca e basta. Altri 2 italiani a fare il tifo a un corridore lombardo azzurro, uno titolato di tutt'altro però parrocchia rispetto a quella che abbiamo visto prima, Ivan Basso. Chi è il vostro corridore a quale voi tenete? Ma noi siamo qua per Salvatore Commesso, speriamo che faccia una grande gara, secondo me è il favorito della vigilia. Un favorito alla vigilia che ha già portato a casa, oltre alla bellissima prestazione l'anno scorso ai mondiali, il titolo dei giochi del Mediterraneo. Quindi è già sulla strada buona, prossimo al passaggio al professionismo, tanto tifo attorno a lui. Sì, speriamo in bene oggi e che ci faccia sognare magari anche una tripletta. Giochi Mediterraneo, europeo e mondiale, sarebbe troppo bello. Un sogno che può diventare magari realtà.
Un sogno premonitore, sì, perché dopo una fuga iniziale del francese Philippe Martin, durata 3 giri dei 14 in programma, è proprio Salvatore Commesso, detto Totò, a scandire il passo sulla impegnativa salita, il cui culmine è posto a solo 500 metri dal traguardo. Un ritmo insostenibile da molti dei partecipanti. Il fotogruppo si divide così in diversi tronconi. È stata la prima mossa, poi a 4 giri dal termine un'altra trenata ed in testa si forma un gruppetto comprendente Commesso e Bossoni. Un ulteriore scatto e Commesso si pone in testa con l'elvetico Montgomery. Mancano 24 chilometri alla conclusione. 30 secondi di vantaggio su un gruppetto in cui l'altro azzurro ovviamente non collabora. Gli italiani marcano la vista a ogni concorrente che ha l'idea di scattare un giro al termine. Montgomery e Commesso filano con grande impegno verso la conquista della maglia blu di campione europeo. Ai 500 metri finali, proprio al termine della salita, l'azzurro scatta. La forza e la determinazione di Salvatore Totò Commesso regala così all'Italia un'altra prestigiosa medaglia d'oro dopo quella dei Giochi del Mediterraneo. Al secondo posto, ugualmente felice, lo svizzero Montgomery, per il terzo l'austriaco Gössen e al quarto l'italiano Bossoni. Salvatore, grande emozione, lacrime di gioia, oggi un altro grande trionfo di Salvatore Commesso. Sei sempre il migliore, Totò! Sono contento, non ho parole per dimostrare tutta la mia contentezza. Ha vinto di gola. Senti Salvatore, qualche tuo sostenitore ha detto che li farai sognare. Primo nel Mediterraneo, primo all'Europeo ed ora manca il terzo. Il mondiale nostro! No. È lui il numero uno! Non lo so, guarda. Mi godo questa vittoria stupenda. Sì. La dedico al mio grandissimo amico Nicola. È la mamma del mio direttore sportivo Claudio, che sta soffrendo moltissimo, a cui gli mando un bacione e gli dico è per te questa vittoria. Bene, senti, ma quando hai creduto veramente di poter diventare campione europeo? Ma sì? Gli ultimi 4 giri quando si è andati in fuga. Guardi, sì, sono lì ero sicuro, non al 100%, ma al 90%, ecco. Sono contentissimo. Un Salvatore Commesso che sta dimostrando corsa dopo corsa di essere degno di passare tra i professionisti. E a fine stagione ci sarai anche tu. Sì, lo spero. Grazie. Bravo, Dio, bravo! Paolo Bossoni, una grande corsa, un grande gioco di squadra, una medaglia che ti è sfuggita per poco, il podio ti manca per poche posizioni. È vero, ci speravo perché sinceramente sono andato molto forte. Purtroppo mi ha passato sulla linea l'austriaco Glosmer, è andato più forte di me e così, insomma, sono contento lo stesso, però se veniva al podio era meglio. Sei stato condizionato molto dalla tattica? Ma no, cioè... Siamo rimasti dopo alla fine davanti in due, io Commesso. Dovevamo attaccare, ha attaccato prima lui, è andata bene, complimenti, è andato fortissimo e speriamo la prossima volta tocchi a me. Poi tutti sul podio a ricevere gli applausi da parte di tutti gli sportivi giunti a Villach e che oggi hanno assistito alla maiuscola prestazione di tutta la squadra azzurra, ma soprattutto alla nuova impresa sportiva del piccolo ragazzo napoletano che vive in Lombardia da oltre 10 anni, cioè da quando i suoi genitori si sono trasferiti nella cittadina di Pusiano per motivi di lavoro. Mamma e papà Commesso, grande emozione di installare questo figlio. Troppo contento per mio figlio e tanti sacrifici che abbiamo fatto per lui, sono contento per lui, più per lui. Anche per voi è una bella, bellissima soddisfazione. Una soddisfazione, però per lui è più bella. Ecco, ma da dove viene questa passione di Commesso? Da mio cognato che andava in bici e l'hanno messo sulla bici e lui è andato avanti, è andato così. Allora, dopo aver imparato la lezione lui continua a mietere il successo. Sì, va bene così, sono contento per lui e basta. Papà, una parola. Sì, io sono contentissimo perché lui ha preso da mio fratello che ha iniziato a correre con lui, con la squadra sua, i fratelli Commessi. E così è iniziato da 9 anni, è iniziato e mano a mano andava sempre avanti, andava. E sono contentissimo di quello che sta facendo. Senti, ma sto Commesso allora ti sta facendo sognare, manca il titolo e basta, il numero uno! Un numero uno. Salvatore Commesso. Non ho parole per dimostrare tutta la mia felicità, guarda, oggi è il giorno più bello nella mia vita.
questo giorno di felicità la divido con i miei, con tutti i miei amici, con mio amico Nicola, Fabio, Simone che dall'alto oggi mi hanno dato una grande mano e ripeto, tutti quelli che mi conoscono e mi vogliono un mondo di bene. Allora, prometti questa maglia iridata finalmente dopo essere stato il più grande mattatore azzurro in questi ultimi 12 mesi di ciclismo? Ma io non lo so se sono il più grande mattatore, so solo che voglio essere Salvatore Commesso, il ragazzo molto umile che è stato fino adesso e che spero continuerà ad esserlo. Complimenti, sei grande. Montgomery, un secondo posto svizzero dietro a un italiano Commesso, un grande, grandissimo risultato. Per me è un grande risultato, vraiment, oui. Moi, j'ai dit a Commesso, all'ultimo chilometro, qu'il reste avec moi, il peut attaquer 500 mètres avant la ligne parce que moi j'étais complètement. Mais je suis très très content avec médaille d'argent. Amici, si conclude così il campionato europeo Under 23 con il successo dell'azzurro Salvatore Commesso. L'avete visto, avete vissuto con noi ogni momento di questo campionato. Un Commesso sempre più esaltante e soprattutto che commuove tutti quelli che gli stanno vicino. Avete notato dalle immagini in che modo Commesso si è emozionato al suono dell'inno nazionale. È tutto dire. Ora la festa è rimandata ad ottobre in Spagna per il titolo mondiale.